Buongiorno a tutti, vorrei aggiungere solo poche parole a quanto detto oggi, insomma, in maniera molto dettagliata anche dalla sovrintendenza. È un gioco molto importante per la città e questa è soltanto un primo passo di quello che sarà questa stazione metro, una stazione molto importante per i cittadini, perché sarà la prima stazione della metro C che incrocerà un'altra linea metropolitana, quindi la linea metro A. E quindi diciamo una stazione che ha una valenza sotto tanti profili, quindi quello architettonico, quello storico, ma anche quello del servizio. Io colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato su questo progetto, ma anche i cittadini che pazientemente hanno atteso che questa stazione fosse completata. Direi quindi che il mio maggiore auspicio che posso dare per questa giornata è di cercare di mettere in funzione questa stazione il prima possibile e di cercare anche di recuperare tutto il tempo perduto che c'è stato su questa opera. Quindi un auspicio, diciamo, una giornata che deve essere anche funzionale a quello che sarà il futuro, a quello che sarà quindi anche la stazione di Ambaratana e di Fuori Imperiale. Quindi grazie ancora a tutti voi quest'oggi, augurandovi, ripeto, che questo sia soltanto l'inizio di una stazione che sarà valorizzata nel corso del tempo, che dovrà quindi essere anche funzionale ad altre, a quello che sarà poi Ambaratana e Fuori Imperiale. Grazie. Buongiorno a tutti. Abbiamo visto questa mattina, siamo entrati nella stazione, sicuramente una stazione bellissima, una stazione narrante, come ci avete detto, non una stazione museo, perché è una stazione nella quale le persone, gli utenti entrano, possono leggere sui pannelli un po' la storia di quello che c'è stato, scendono nella storia e leggono, vedono, quindi ha sicuramente un forte impatto sul visitatore. Io raccolgo subito due inviti che sono stati fatti un po' durante la visita prima e poi adesso. Da un lato quello di aiutare, anche vista l'importanza della stazione, una stazione centrale come quella di San Giovanni, aiutare anche gli utenti visitatori, chiamiamoli così, stranieri, a poter leggere, poter capire che cosa è stato ritrovato qui sotto, quindi implementando anche in altre lingue, quantomeno in inglese, tutto il bellissimo lavoro che avete fatto. Il mio auspicio va anche alla possibilità che le stazioni già esistenti, che non hanno ovviamente questo genere di allestimento, possano invece essere caratterizzate magari in senso moderno, in senso artistico, e quindi effettivamente renderle uniche. Questo è importante perché la bellezza aiuta anche i cittadini ad apprezzare quello che si ha. Chiaramente l'auspicio più grande va, come diceva l'assessore, all'apertura in tutti i sensi di questa stazione, perché è sicuramente bellissimo poter fruire di ambienti così curati, così importanti, e ribadisco che domani ci sarà un open day, quindi i cittadini potranno venire e visitare, però è ancora più importante riuscire a dare una risposta a questo territorio che ha aspettato per anni giustamente i lavori di questa metro, quindi siamo tutti tesi a farla diventare una stazione funzionante il prima possibile. Ancora riteniamo che lo sviluppo di questa città debba passare per lo sviluppo di opere pubbliche importanti, sicuramente questo lo è stato. Attendiamo e collaboreremo insieme per rendere fruibili, aperte e completare ovviamente i lavori delle stazioni che rimangono, che sono Ambaratana e Fuori, nel minor tempo possibile. Nel frattempo noi ci concentriamo anche su altro, perché la città ha bisogno di tanto, quindi con questo voglio rassicurare tutti i cittadini che stiamo lavorando ovviamente sulla metro C, quindi su questi quadranti, ma l'amministrazione sta lavorando anche su altri, attraverso l'implementazione di linee tranviarie, attraverso l'implementazione di corsie preferenziali, perché comunque il trasporto pubblico in qualunque forma per noi deve essere privilegiato. Oggi siamo qui, è una grandissima occasione, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito ad effettuare questi lavori, ad arrivare qui oggi con una, ripeto, una bellissima stazione. Ci metteremo tutto il nostro impegno per aiutare tutti i soggetti che in cui si sono spesi tanto per aprire e rendere fruibile questa stazione al 100% nel più breve tempo possibile. Grazie.